La rosa purpurea di Marta Cagnola. E se ti aiutassi a ritrovare la tua famiglia, diventeremmo soci. Ma io non sono tuo socio! Lo stai usando? Io sto usando lui e tu stai usando me, ed è così che funziona. Gli ruberai il diamante. Che cosa importa? Io sono già morto. Lasci vedere dove è nascosto. Quel diamante è l'unica speranza che ha di riavere suo figlio. E se io volessi venire con te? Tragiti! Non mi frega niente di chi c'è laggiù, ammazzali tutti! Allora. Digli dov'è! Diglielo! La mia famiglia, la mia casa, ho perso tutto! Cosa mi rimane? Cosa mi rimane? Una storia cruda, violenta, che riporta l'attenzione su una delle guerre civili africane più sanguinose degli ultimi 10 anni. Stiamo parlando del film Blood Diamond, Diamanti di Sangue, con Leonardo DiCaprio, diretto da Edward Zwick, autore tra l'altro dell'ultimo Samurai, Attacco al Potere, candidato a ben 5 premi Oscar, tra cui miglior attore protagonista. Blood Diamond, ambientato in Zimbabwe e Sudafrica, porta alla luce quanto sangue è stato e può essere ancora versato per un solo diamante. C'è una battuta del film della giornalista Maddie Bowen che dice: la gente nel mondo non compra un anello se sa che a qualcuno è costato una mano. Ma chissà se è davvero così. E se non è così, questo film riuscirà a scuotere le coscienze della gente? Parliamo di questo argomento con i nostri ospiti. Padre Giuliano Pini, padre missionario in Sierra Leone a Lunsar, a 100 chilometri dalla capitale Freetown. Buonasera padre Pini. Buonasera. Padre Pini, come si sta in questo momento in Sierra Leone? Lei in che situazione si trova? Io sono qua all'interno della scuola che dirigo, sono preside di una scuola superiore, abbiamo 3 licei con 1000 ragazzi, sono qua che preparo il fine settimana, ecco, della nostra scuola. Ecco. Padre Pini, da quanto tempo lei si trova in Sierra Leone? Sono dal gennaio dell'88, sono arrivato giù nel gennaio, fine gennaio dell'88, ho passato un po' tutte le vicende della guerra, anche dall'inizio quando è arrivata qui nel nord, ecco, fino alla fine, ecco, sono stato fuori dal Sierra Leone solo 2 mesi dopo che mi hanno catturato nel 99, ma sono sempre stato accanto alla gente, ecco, noi abbiamo fatto un cammino sempre con la gente, ecco. Parleremo per tutta l'ora con padre Giuliano Pini e anche con Francesco Belloni, che accanto a me è un gioielliere, insieme alla sua famiglia, suo padre, sua sorella, è responsabile della gioielleria Belloni di Milano e ideatore del progetto Ethical Diamond. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Prima ci siamo fatti una domanda. La gente nel mondo non compra un anello se sa che a qualcuno è costato una mano, dice una delle attrici nel film. Ma è davvero così, la gente, se sapesse che un anello potrebbe avere incastonato un diamante insanguinato, lo comprerebbe lo stesso o secondo te no? Per quello che riguarda il mio lavoro, diciamo, quello che vedo e quello che mi dicono i clienti appunto che acquistano questi gioielli Ethical Diamond, posso dire di sì, che ci sono moltissime persone, molto più di quelle che io pensavo quando ho cominciato questa attività, che prima non compravano gioielli con diamanti proprio perché sapevano tutti i retroscena del mercato dei diamanti, e invece ora a volte mi ringraziano anche che finalmente possono comprarli. Ecco, per quanto riguarda questo film, perché parliamo di guerra civile e di diamanti, alcune notazioni su questo film che è in questi giorni in sala. Siamo nella Sierra Leone del 1999, si intrecciano 3 destini, Danny Archer, Solomon Bendy e Maddie Bowen, abbiamo sentito la giornalista. Soprattutto Danny Archer è un bianco, ex mercenario dello Zimbabwe, che si guadagna da vivere con il contrabbando di armi e diamanti, in cerca della grande occasione per abbandonare l'armi.
dell'Africa e la vita criminale. Invece Solomon Vendi è un pescatore strappato alla famiglia e costretto a lavorare proprio nelle miniere di diamanti. Questi tre destini si incroceranno e sullo sfondo la situazione drammatica della Sierra Leone. Ma sentiamo in questa scheda qualcosa di più proprio per quanto riguarda questo paese africano, la Sierra Leone. Dopo il periodo di dominazione coloniale inglese, la Sierra Leone ha subito un progressivo declino economico a causa del mercato clandestino di diamanti. Nel marzo del 1991 il paese piomba nella guerra civile ad opera del RUF, Fronte Rivoluzionario Unito, che schiera tra i suoi uomini numerosi bambini soldato. Il fronte è tristemente noto per la pratica delle amputazioni ai danni degli abitanti dei villaggi nei quali fa irruzione. Alla base del conflitto c'è proprio il controllo delle numerose miniere di diamanti del paese. Il RUF arriva ad estendere il proprio potere sui giacimenti diamantiferi e sulla capitale Freetown. Nel luglio 1999 viene dichiarata una tregua tra il Fronte Rivoluzionario Unito e il governo di Freetown. Per far rispettare l'accordo viene schierato un massiccio contingente ONU. Nonostante questo, il RUF rompe la tregua nel maggio 2000, riprendendo le ostilità contro il governo della capitale e rapendo 500 caschi blu. Solo nel febbraio 2002 gli ultimi guerriglieri vengono disarmati. Dall'inizio del conflitto si contano 300.000 morti e 2 milioni e mezzo di profughi. Ecco, abbiamo sentito nella scheda qualche dato relativo alla Sierra Leone, abbiamo riascoltato alcuni frammenti di questo Blood Diamond, film in questi giorni in sala per la regia di Edward Swick. Parleremo del film e in particolare della situazione in Sierra Leone e del commercio di diamanti, etico e insanguinato. Lo facciamo tra pochissimo ancora con i nostri ospiti, padre Giuliano Pini, che si trova in Sierra Leone da quasi 20 anni, lo abbiamo sentito poco fa, e Francesco Belloni, gioielliere milanese e ideatore